Buonasera a tutti. Diamo avvio al Consiglio Comunale convocato per questa sera in videoconferenza e in streaming per i cittadini che da casa seguono tramite collegamento dal sito comunale. La seduta si svolgerà nel rispetto dei criteri previsti nel mio atto, trasmesso con nota protocollo comunale 5845 dell'1 aprile 2020. Il segretario comunale, dottor Pasquale Pedace, il quale partecipa alla seduta in videoconferenza, procede con l'appello identificando visivamente tutti i consiglieri che si sono collegati in videoconferenza. Allora, comunico al Consiglio comunale, che sono stati invitati a partecipare alla seduta di oggi, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento comunale, il dottor Cisvento, responsabile del settore gestione risorse. E per l'eventuale supporto agli argomenti di competenza, l'architetto Palmeri, responsabile del servizio edilizia privata, residenziale pubblica e urbanistica, per il punto relativo alla restituzione delle aree PL 20 di via Legnano, Adamello e via Fratelli Bandiera. Devo procedere con l'appello. No, dopo. Allora, prima di passare a trattare i punti all'ODG, volevo invitare le minoranze a proporre formalmente. Le minoranze a proporre formalmente la questione del ritiro dei punti dal numero 6 al 14 e del rinvio di alcuni punti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 30,2 del regolamento del Consiglio Comunale, come ci si era detto venerdì sera. Invito quindi un consigliere della minoranza ad esporre brevemente la questione, poi eventualmente può intervenire un consigliere per ciascun gruppo e si passa quindi alla votazione per il rinvio dei punti. Scusi, segretario, prima procediamo con l'appello, però, Va bene, procedo con l'appello per registrare i presenti. Buonasera a tutti gli intervenuti. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Presente. Bossi Fausto. Presente. Navarra Giacomo. Presente. Callini Enrica. Presente. Stevenazzi Piera, Montrasi Presente. Gabriele, Presente. Corio Elena, Presente. Guaglianone Claudia, Presente. Mannino Alessio, Presente. Beltemacchi Fabio, Presente. Fasolino Federico, Presente. attimo. Croce Raffaella, Bossi Presente. Moretti Dario, Presente. Michelon Simona, Presente. ecco, Baroffio Marco. Presente. Oh, adesso Paolo. Presente. Lomi Walter. Presente. Un attimo, devo vedere. Lomi. Eccolo qua. Ok. Tutti presenti. Prego, Presidente.
Allora, come ripeto, che comunico al Consiglio Comunale che sono stati invitati a partecipare alla seduta di oggi, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento comunale, il dottor Cisvento, responsabile del settore gestione risorse, per l'eventuale supporto sugli argomenti di competenza, e l'architetto Parmeri, responsabile del servizio di edilizia privata, residenziale, pubblica e urbanistica, per il punto relativo alla restituzione di aree in PL 20 di Via Legnano, Via D'Amello e Fratelli Bandiera. Prima di passare a trattare i punti all'ordine del giorno, volevo invitare le minoranze a proporre formalmente la questione del ritiro dei punti dal 6 al 14 e del rinvio di alcuni punti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 30,2 del regolamento del Consiglio Comunale, come ci siamo detti venerdì sera. Invito quindi un consigliere della minoranza ad esporre brevemente la questione, poi eventualmente può intervenire un consigliere per ciascun gruppo e poi si passa pertanto alla votazione dei punti. Seguono gli interventi. Chi interviene in questo caso per le minoranze? Intervengo io. Prego allora consigliere Carlesso per l'intervento. Allora dunque, ben consapevoli della situazione in cui ci stiamo muovendo e ben consapevoli della situazione dell'intero paese, abbiamo pensato, confrontandoci tra le minoranze, di ritirare tutti i nostri punti in oggetto, almeno per il momento, perché comunque sono punti che verranno ridiscussi in un momento magari di più calma, più meno critico, anche perché sono dei punti importanti. Anzi, colgo l'occasione per chiedere agli assessori di competenza un'informativa riguardo ai punti che venivano trattati, che dovevano essere trattati in questa sede, dato che sono per alcuni versi progetti fondamentali per Fagnano e non ci possiamo permettere, dopo questa crisi, che ci siano inefficienze e ulteriori ritardi. Per cui dobbiamo prepararci a una ripresa che sarà, immagino, molto difficile per tutti, ma necessaria, e alcuni di quei progetti sono ancora, tuttora, necessari, forse ancora di più. Li abbiamo ritirati, ma a mio avviso alcuni problemi che abbiamo sottolineato in questi 8 mesi permangono. E ne abbiamo sentore dalle cronache quotidiane. Noi, con senso di responsabilità, in questo Consiglio Comunale abbiamo deciso di togliere tutti questi punti. Spero che la maggioranza capisca la nostra scelta. Ha concluso il consigliere Carlesso? Sì. Ok, passo la parola al consigliere Baroffio che mi chiede la parola, pertanto è un consigliere per gruppo, quindi prego consigliere. Grazie Presidente e buonasera a tutti, anche se siamo in luoghi diversi ma uniti virtualmente questa sera per parlare, è doveroso che anch'io come capogruppo dica qualcosa inerente al ritiro dei punti delle minoranze. Lo facciamo per senso di responsabilità in un momento delicato in cui c'è bisogno di unità di intenti per risolvere l'emergenza sanitaria e la vicinanza della popolazione che richiede una classe politica unita e senza divisioni. Crediamo che ci saranno tempi migliori e speriamo il prima possibile, con il ritorno graduale alla normalità, di poter ricominciare la dialettica politica mantenendo il rispetto che c'è sempre stato tra i vari avversari e poter discutere quello che noi riteniamo i punti
che vadano discussi per il Paese. Grazie a tutti. Prego, consigliere Lomi, per il suo intervento. Buonasera a tutti. Anche per quanto mi riguarda, ho accettato subito l'idea di ritirare i nostri punti all'ordine del giorno, anche per altri motivi, non solo il fatto che stiamo vivendo una, purtroppo, una crisi comune in tutta Italia, è una crisi molto pesante, ma abbiamo anche la necessità che certi punti siano trattati con i giusti modi in un consiglio comunale, come è sempre stato fatto. Ragion per cui abbiamo chiesto, o quantomeno io mi sono speso per chiedere, ma penso siano d'accordo anche tutti gli altri, abbiamo chiesto che venissero ritirati anche alcuni punti della maggioranza. Per noi questo, per me in particolar modo, deve essere un consiglio comunale che ci serve per mandare avanti le impellenze, le cose che vanno fatte necessariamente con delle scadenze. Questa è un po' l'idea che ci ha portato a chiedere, ad accettare di ritirare i punti un po' meno impellenti, ecco. Grazie. Prego, qualcuno vuole intervenire per i punti della maggioranza, 17, 18 e 19, perché anche quelli della maggioranza vengono ritirati. Non so, il sindaco, vuole intervenire lei? Sì, intervengo io. Sì, buonasera a tutti. Concordiamo assolutamente con le minoranze per il ritiro delle loro interrogazioni. Abbiamo anche concordato, maggioranza e minoranze, di ritirare alcune delibere, in particolare la numero 17, la numero 18 e la numero 19, non ritenendole urgenti e potendole discutere in un prossimo consiglio. Grazie. Allora, pertanto sono formalmente ritirati i punti dal 6 al 14 dell'ordine del giorno e si deve ora votare anche il rinvio dei punti 17, 18 e 19 ad altra seduta del Consiglio Comunale. Invito il segretario a procedere per la votazione. Grazie Presidente, mi sentite? Procedo con l'appello per la votazione. Catelli Maria. Favorevole. Si deve dichiarare... Ok, un attimo, chiedo a tutti i consiglieri di dichiararsi favorevole, contrario o astenuto, perché si procede con appello. Quindi Catelli Maria favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Ok, Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Moltrassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Un attimo, devo vedere il video. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fassolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Favorevole. Michelon Simona. Favorevole.
Ruffio Marco. Favorevole. Carlesso Paolo. Favorevole. Walter. Favorevole. Quindi presidente, per il riepilogo è stato approvata la questione sospensiva all'unanimità. Ok, quindi i voti favorevoli sono numero 17. Quindi 17 su 17, quindi con numero 17 voti favorevoli, i punti 17, 18 e 19 sono rinviati ad una prossima seduta utile del Consiglio Comunale, pertanto tratteremo i punti dall'1 al 5, poi il punto 15 diventa il 6 e il punto 16 che diventa il 7 e il punto 20 diventerà l'8 e il punto 21 diventerà il 9. Passiamo quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione dei verbali della seduta consiliare del 19 dicembre 2019. Con nota protocollo comunale numero 518 del 10 gennaio 2020, i verbali della seduta consiliare del 19 dicembre 2019 sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari. Se nessun consigliere ha da fare osservazioni, si può passare alla votazione. Un attimo che anch'io devo verificare se ho delle richieste. Ok, nessuno ha delle richieste. Ok, il segretario procede pertanto al fine dell'espressione del voto alla votazione. Prego, segretario. Grazie, presidente. Procedo con l'appello. Con invito ai consiglieri di dichiararsi favorevoli, contrari o astenuti. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Linea Ricca. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Moltrasi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fassolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Favorevole. Michelon Simona. Favorevole. Baroffio Marco. Favorevole. Carlesso Paolo. Favorevole. Lomi Walter. Lomi Walter. Favorevole. Ok. Allora,
I consiglieri favorevoli, quindi all'unanimità, sono stati 17, pertanto la delibera è stata approvata. Posso una precisazione, Presidente? Prego. Prego, invito segretario. Tutti i consiglieri, quando si effettuerà da parte mia la precisazione dell'esito della votazione, prima della proclamazione da parte del Presidente, se per qualcuno non è stato registrato correttamente, di segnalarlo, anche intervenendo, in modo tale da garantire la coerenza di quanto riportato con quanto dichiarato dal consigliere. Quindi avete sempre questa possibilità di intervenire per eventuali rettifiche. Va bene? Grazie, segretario. Prego, allora, Presidente. Pertanto... 17 favorevoli su 17. Ok, quindi pertanto la delibera è stata approvata. Passiamo quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno. Lettura ed approvazione del verbale della seduta consiliare dell'11 febbraio 2020, atto 1. Con nota protocollo comunale 3207 del 17 febbraio 2020, i verbali della seduta consiliare dell'11 febbraio 2020 sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari. Se nessun consigliere ha da fare delle osservazioni, si può passare alla votazione per l'approvazione. Prego, segretario. Consigliere Carlesso voleva intervenire? Lo vedo in questo momento. Prego, consigliere Carlesso. Solo per una precisazione. Sì. Mi sentite? Solo per una precisazione. Vorrei sapere se sono arrivati le giustifiche delle assenze dello scorso consiglio comunale. Allora, chiedo direttamente al dirigente dell'ufficio, dottoressa Barbara Tonelli, è rimasto tutto invariato, se non erro, se non vado errato. Mi conferma? Mi sente, dottoressa? Sì, vi sento. Non è arrivato al protocollo nessun'altra giustifica, quindi vi confermo la situazione della volta scorsa. Ok, prego consigliere Carlesso se deve fare qualche intervento, se no procediamo, andiamo avanti con la votazione. No, faccio presente che comunque dal regolamento del Consiglio Comunale il consigliere è tenuto, in caso di assenza, a presentare la giustificazione per la sua assenza. Va bene, nessuno vuole rispondere, vuole replicare, vado avanti. Ok, bene, allora andiamo avanti. Procediamo pertanto con segretario, con la votazione. Grazie, Presidente. Fratelli Maria. Io mi astengo perché non ero presente e non ho mandato la giustifica. Ok, Bossi Fausto. Astenuto. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Astenuto. Stevenazzi Piera. Astenuta, dottore. Grazie. Moltrasi Gabriele. Favorevole. Corio Ena. Favorevole. Claudia. Astenuta. Mannino Alessio. Favorevole.
Beltemacchi Fabio. Astenuto e non ho mandato la giustifica. Fasolino Federico. Astenuto e non ho giustificato. Croci Raffaella. Astenuta. Moretti Dario. Favorevole. Michelon Simona. Favorevole. Baroffio Marco. Sì, scusi un secondo, Presidente. Ci tengo a dire una cosa. Il mio voto è favorevole, però quando la giustificazione non viene presentata non bisogna dire alla votazione del verbale non ho presentato la giustifica. Il consigliere è tenuto per regolamento a presentare la giustifica. Se non l'ha presentata non deve dirlo durante la votazione del verbale, ma a questo punto è un problema suo col regolamento del Consiglio Comunale. Basta, allora, no, finitelo, solo per questo. Cioè. No, no, quanto lei dice è corretto, è corretto. Quindi invito gli altri consiglieri a evitare, tanto ormai è finita la votazione, ormai non c'è più nessuno, però effettivamente l'osservazione che ha fatto è corretta. Grazie, va bene, comunque... Comunque favorevole io. Quindi chiedo scusa, consigliere Baroffio. Ho detto favorevole. Va bene. Favorevole, sì. Va bene. No, era per essere preciso. Non sento. Non si sente Carlesso. Il favorevole. Ecco, consigliere Carlesso. Favorevole. Votazione, come si... Va bene. Lomi Walter. Favorevole. Va bene, Presidente, dichiaro, citando i nomi dell'esito della votazione, con invito ai consiglieri di rettificare se lo ritengono. Catelli Maria, cioè gli astenuti sono Catelli Maria, Bossi Fausto, Callini Enrica, Stevenazzi Piera, Guaglianone Claudia, Beltemacchi Fabio, Fasolino Federico, Croci Raffaella, per un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 astenuti. Per quanto riguarda i favorevoli, i consiglieri Navarra Giacomo, Moltrassi Gabriele, Corio Elena, Mannino Alessio, Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 9 consiglieri favorevoli. Allora, se non ci sono rettifiche da parte dei consiglieri, questo è l'esito. Allora, nessuna rettifica. Un attimo. Non sento. Ci sono rettifiche da parte dei... È bene farla per dare la possibilità ai consiglieri di precisare. Okay. Bene, allora, non ci sono rettifiche, pertanto con 9 voti favorevoli la delibera è stata approvata. Passiamo quindi pertanto a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco, per le comunicazioni. Grazie Presidente. Vorrei fare delle comunicazioni veloci che riguardano esclusivamente un aggiornamento sull'emergenza che stiamo vivendo anche a Fagnano per il coronavirus. La prima cosa che a cui tengo e che voglio condividere non solo con i consiglieri ma con tutte le persone che ci seguono è un ringraziamento di cuore
a tutte le persone che stanno collaborando per questa emergenza sotto tantissimi aspetti. Prima di tutto i dipendenti comunali, dai funzionari alla polizia locale, ai servizi sociali, le assistenti sociali anche in questi giorni stanno facendo veramente un lavoro encomiabile. Vorrei ringraziare poi la Protezione Civile, tutti i volontari e poi naturalmente tutto il Consiglio Comunale, tutti i consiglieri che in tanti modi restano sempre in contatto anche con la Giunta, con l'amministrazione, con chi è più operativo, ma tutti stiamo cercando di fare il possibile per venire incontro innanzitutto alle esigenze dei cittadini. Nessuno è perfetto, quindi faremo sicuramente degli errori, però vi assicuro che l'impegno è unicamente in questa direzione. Vi volevo solo dare alcuni numeri proprio per capire la mole di lavoro che sta affrontando il Comune. Il Comune è, ma non solo il Comune di Fagnano, tutti i comuni sono veramente il primo baluardo per i cittadini e questo è la cosa più importante e anche più bella pure in un momento così difficile, perché siamo i primi referenti, ma non solo il sindaco, gli assessori, ma tutti coloro che lavorano in un comune e che cercano di fare nel loro piccolo qualcosa per i cittadini. Solo negli ultimi giorni, vi do proprio alcuni numeri, abbiamo attivato un numero a cui i cittadini possono chiamare tutti i giorni del centro operativo comunale, arriva una media di dalle 7 alle 30 chiamate al giorno solo a questo numero, si danno informazioni di qualsiasi genere. Alla polizia locale dal 18 marzo al 4 aprile sono arrivate 498 telefonate, sono stati effettuati 30 interventi e la Protezione Civile ha effettuato oltre 70 interventi sia per quanto riguarda l'assistenza a persone che sono già seguite dai servizi sociali, sia supporto ai soggetti in quarantena oppure supporto ai soggetti che sono risultati positivi, che si trovano anche a casa, sono isolati, non possono fare la spesa. Da subito abbiamo attivato anche un servizio per gli ultra 75 anni di consegna a domicilio sia dei farmaci sia della spesa per tutti coloro appunto che ne hanno esigenza. Il nostro invito è sempre stato da subito quello di restare a casa il più possibile. Oggi sono iniziata anche la distribuzione dei 2.900 mascherine che sono state distribuite ai comuni dalla Regione Lombardia. Abbiamo scelto come criterio distribuirlo a domicilio, quindi senza invitare le persone a uscire di casa o a recarsi in esercizi commerciali, ma per le persone che quest'anno hanno compiuto 65 anni e per gli ultra 65 anni appunto abbiamo iniziato la distribuzione. I volontari della Protezione Civile con la Polizia Locale in un ambiente assolutamente controllato con tutte le misure hanno proceduto anche ad imbustare queste mascherine e a farle recapitare anche grazie al lavoro dell'Ufficio Anagrafe che ha preparato tutte le liste alle famiglie. Questa è solo una prima distribuzione, domani continuerà la seconda fase di consegna a domicilio. Un altro dato che vi voglio dare riguarda le domande per i buoni spesa. Ad oggi, quindi in pochi giorni, sono state protocollate 104 domande. Sono state esaminate dagli assistenti sociali tutte le domande, sono state ritenute accoglibili 102 domande, saranno da integrare 11 domande, solo due domande non sono state ritenute ammissibili. È ancora aperto il bando perché gli esercizi commerciali possano collaborare con noi per dare
la possibilità di fare di utilizzare questi buoni spesa, e abbiamo anche chiesto la collaborazione di Caritas e del Pane di San Martino, che come sempre ci hanno subito supportato e che ringraziamo sempre per sempre in quest'ottica di massima collaborazione di tutti. Tutte le altre notizie, diciamo, più pratiche, che per altri servizi che sono stati attivati, oppure per come il servizio anche di supporto psicologico che appunto abbiamo potuto realizzare grazie al volontariato di molti psicologi, di cui una psicologa proprio di Fagnano che si è fatta avanti e ci ha sottoposto un protocollo che stanno già attuando in tante parti d'Italia, che ringraziamo, perché appunto è sempre un supporto completamente gratuito. Appunto per le altre informazioni potete sempre guardare il sito comunale, cerchiamo di tenerlo il più aggiornato possibile, oppure anche la pagina Facebook del comune, che appunto anche tramite i social cerchiamo di restare sempre in contatto con alcune fasce di popolazione. Con altre fasce chiediamo sempre l'aiuto delle famiglie, magari per il supporto alle persone anziane. Un ultimo aggiornamento riguarda le persone che ad oggi, di solito lo scrivo su Facebook, oggi che abbiamo questa possibilità di parlare insieme, le persone ad oggi risultate positive sono 17 tra ricoveri e persone a domicilio. Il numero non è aumentato rispetto a ieri. L'appello è sempre che colgo l'occasione anche stasera di farlo, e di cercare di seguire al massimo tutti insieme le regole. Grazie mille. Grazie signor sindaco. Allora passiamo quindi a trattare il quarto punto. Scusi presidente, scusi, posso aggiungere? Mi sono dimenticato un ringraziamento. Certo. Vorrei ringraziare naturalmente, ma questo era proprio nei pensieri, ma credo che sia nei pensieri di tutti, i medici e gli infermieri, anche tra noi ne abbiamo, e i farmacisti che stanno veramente facendo un lavoro preziosissimo. Grazie. Ok, bene, grazie sindaco. Allora, passiamo subito all'esame del quarto punto all'ordine del giorno, comunicazione e variazione di bilancio di casse, approvata con deliberazione di giunta comunale numero 5 del 23 gennaio 2020 e numero 7 del 23 gennaio 2020. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché illustri la comunicazione. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate tutti. Allora, la presente è una mera comunicazione appunto di due deliberazioni di giunta comunale per le variazioni di dotazioni di cassa. Le delibere di giunta sono la numero 5 del 23 gennaio 2020, con la quale, a seguito di una determina del 31 dicembre, si apportava una variazione riguardante il fondo pluriennale vincolato. Il fatto che ha portato a tale variazione è il seguente: gli importi dei salari e accessori, che non sono del salario accessorio, che non è nient'altro che gli straordinari e i premi che vengono riconosciuti ai dipendenti relativi all'anno 2019, erano stati inseriti all'interno del bilancio previsionale 2019-2020, sia per cassa che per competenza. Tali importi però sono stati liquidati perché si sono resi definitivi gli importi nel 2020, quindi dal punto di vista di cassa si deve portare una variazione per poterli togliere dal bilancio previsionale 2019-2020 per spostarlo in quello 2020-2021. Per quanto riguarda invece la delibera numero 7 del 23 gennaio 2020, il fatto che ha portato tale variazione è che nel periodo intercorrente tra il 18 novembre, che è la data di approvazione dello schema di bilancio di previsione, e il 31 dicembre 2019, la data in cui finisce l'esercizio, sono state assunte
determinazioni di accertamento e di impegno per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché sono state riscossi e effettuati pagamenti per delle obbligazioni precedentemente assunte, pertanto dovendo procedere a quello che si chiama l'aggiornamento dei residui attivi e passivi alla data del 1° gennaio, perché bisogna fare la figura, la fotografia al 31 dicembre, si è dovuto procedere a delle variazioni di dotazione di cassa per poter riallineare i numeri. Di tutto questo, di questa comunicazione, comunque è stato dato anche spiegazione in commissione bilancio che abbiamo tenuto il 20 febbraio. Questo è tutto. Bene, grazie Assessore. Passiamo pertanto a trattare il quinto punto all'ordine del giorno, ratifica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale numero 16 del 6 febbraio 2020. Passo la parola ancora all'assessore Monica Conte perché illustri la ratifica. Prego, assessore. Grazie. Allora, in questo caso il Consiglio Comunale deve apporre una ratifica ad una variazione che è stata fatta dalla Giunta Comunale seguendo il concetto dell'urgenza che si era motivata dall'urgenza che si era presentata. La delibera è appunto quella del 16, la numero 16 del 6 febbraio 2020 che ha visto questo fatto, che ha portato a questa variazione, al fine di poter assumere impegni di spesa improrogabile, al fine di assicurare quello che era lo svolgimento delle attività derivanti dall'indizione del referendum costituzionale che era previsto per il 29 marzo. La variazione necessaria era quella che c'era una maggiore entrata da trasferimenti per trasferimenti correnti dalle amministrazioni pubbliche che venivano assegnati al comune di Fagnano per 23.000 euro, così come una variazione di maggiore uscita per porla sulla missione corretta, ovvero la missione 1 programma 7 relativa alle elezioni e alle consultazioni popolari proprio per 23.000 euro. Questo è quanto. Grazie. Prego, consigliere Carlesso, per il suo intervento. Microfono, consigliere Carlesso. Allora, volevo intervenire sul punto 4. È vero che ne abbiamo discusso in commissione bilancio con il dottor Cisvento e l'assessore Conte. Volevo chiedere se l'assessore poteva ricordarci quali nello specifico erano le variazioni necessarie per la dotazione di cassa intervenute prima della fine dell'anno 2019. Cioè, quali erano nello specifico le dotazioni di cassa che servivano per il perfezionamento di alcuni atti? Fa riferimento alla delibera quella 7 del punto 4 o alla delibera punto del 5? Quella 5 fa riferimenti. Allora, nel punto 4 dell'ordine del giorno ci sono due delibere. La numero 5, che è una comunicazione, è una delibera numero 5 della Giunta che faceva riferimento ai salari accessori, quindi è unicamente riferita ai salari accessori. Sì, non quella. Ok, quindi è la 7. Per quanto riguarda la 7, penso che l'elenco è lungo, perché dal 18 di novembre al 31 dicembre il comune, l'attività comunale ha continuato, quindi ci sono stati diversi impegni, ci sono state diverse entrate. Quando abbiamo fatto la commissione ne avevamo accennato qualcuno, se non mi ricordo male avevamo parlato, però giuro non mi ricordo perché comunque nel verbale non è stato indicato, ne avevamo parlato tra noi, avevamo parlato forse del campetto, se non mi ricordo male, o qualcosa del genere, o aspetti, mi faccia ricordare, erano delle
No, forse erano le pensiline, faceva riferimento alle pensiline, ecco, adesso mi viene in mente. Era un esempio comunque che avevamo apportato, cioè per farvi capire qual è la procedura, nel senso che nel bilancio, dal bilancio di previsione, a quando, che è alzato il 18 novembre, a quando siamo arrivati al 31 dicembre, è ovvio che l'attività comunale ha proseguito, quindi è necessario dover portare queste variazioni di cassa. Avevamo fatto un esempio di questo. L'elenco non è solo le pensiline, ce ne sono diversi, perché comunque il avevo già rilevato l'anomalia che al 18 novembre non erano a quanto pare previste entro la fine dell'anno ed è stato previsto dopo. Vorrei solo intervenire, però comunicando al consigliere Carlesso che e questi qua facevano parte dei punti precedenti, non è per non volerle rispondere, io parlo del punto prima, è per un problema di verbalizzazione, capisce consigliere Carlesso, non è perché praticamente dobbiamo seguire col fattore dello streaming dei criteri in maniera tale che il segretario poi riesca a verbalizzare il tutto e il consiglio comunale deve essere il più chiaro possibile. Sono sicuro che l'assessore Conte le darà tutte le informazioni che ha bisogno inerente il punto precedente che era già stato chiuso. Solo quello, non è per volerla bloccare, perché si sta svolgendo tutto molto tranquillamente e la cosa mi fa piacere. Va bene, d'accordo. Consigliere Carlesso. Grazie. Prego, consigliere e assessore Conte. Allora, riferito al punto 5, io ho concluso, la ratifica l'ho spiegata. Per quanto riguarda, mi permetto solo di dire, punto 4, io sono a disposizione, come avevo spiegato in commissione, sono a disposizione se qualcuno vuole chiedermi qualcosa, non ovviamente, come ha detto Presidente, in questa sede, perché faceva riferimento al punto precedente, ma io sono a disposizione. Grazie. Bene, abbiamo altri interventi da parte degli altri consiglieri? Se non ne abbiamo, possiamo procedere alla votazione per la ratifica di variazione. Prego, segretario. Segretario, prego per la votazione. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Ora sì. Ok, scusate, c'era il microfono chiuso. Allora, procedo con l'appello per la votazione. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Calini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Moltrasi Gabriele. Favorevole. Favorevole, dottore. Non so perché mi si spegne. Sì, sì, ho sentito. Ho sentito favorevole Stevenazzi, favorevole Moltrasi e ho visto il video di entrambi. Corio Elena. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Ok, grazie. Guaglianone Claudia. Favorevole.
Guaglianone Claudia. Non vedo e non sento il consigliere Guaglianone. Mi sente? Ok. Mannino Alessio. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. No, io la sento, ho verbalizzato anche. Ok. Mi sentite? Ok, Mannino Alessio, favorevole? Confermo, favorevole. Ok, magari c'è un ritardo tra tutte le connessioni. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Non c'è un ritardo. Fasolino Federico. Favorevole. Potete verificare se il consigliere Navarra è connesso? Per favore. Croci Raffaella. Favorevole. Mi perdoni il segretario, non vedo connesso il consigliere Navarra. Va bene, se lo potete avvisare intanto che finisco l'appello o verificare se c'è necessità che si riconnetta, perché capita che può essere un attimo di disconnessione. Moretti Dario. Astenuto. Va bene. Baroffio Marco. No, c'è prima Michelon. Ah, chiedo scusa. Michelon Simona. Astenuta. Grazie per il supporto, consigliere Baroffio. Baroffio Marco. Prego. Astenuto. Grazie. Carlesso Pascolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Va bene, allora io se ecco vedo di nuovo il consigliere Navarra. Sì. Faccio il riepilogo dell'esito. Scusi, è caduta la linea. È caduta la linea. Mi è caduta la linea, l'ho già riattivata. Sì, sì, va bene, sì, sì. Va bene, grazie. Sì, 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 va benissimo, grazie consigliere Navarra. Dichiaro l'esito, se c'è qualche imprecisione mi correggete. Indicherò i nomi degli astenuti, di conseguenza tutti gli altri risulteranno favorevoli. Hanno votato, cioè sono dichiarati astenuti i consiglieri Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 5 consiglieri astenuti. Gli altri 12 consiglieri hanno votato favorevole. Questo è l'esito, Presidente. Sì, pertanto con 12 consiglieri favorevoli la delibera approvata. È una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Poi l'immediata eseguibilità. Prego, Presidente. Allora, il segretario procede quindi a chiamare ciascun consigliere al fine dell'espressione del voto. Prego per l'appello, segretario. Grazie, Presidente. Evidentemente c'è un attimo di ritardo. Ritardo. Sì,
Arrivi diciamo, ritardo. Diciamo, l'intervento è diciamo, la registrazione della voce da parte degli altri. Tanti, procedo con l'appello per l'immediata eseguibilità. Catelli Maria. Favorevole. Mi ha sentito? Grazie. Bossi Fausto. Favorevole. Sì. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Moltrasi Gabriele. Sentito. Sì. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Bertemacchi Fabio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baroffio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Va bene, do l'esito come con il criterio precedente dei nominativi dei consiglieri che si sono dichiarati astenuti, tutti gli altri hanno votato in modo favorevole. Se ci sono imprecisioni lo dite e rettifichiamo. Quindi si sono dichiarati astenuti i consiglieri Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 5 consiglieri astenuti e di conseguenza un totale di 12 consiglieri favorevoli. Ok, pertanto, prego, Presidente. Grazie. Pertanto l'immediata eseguibilità della delibera è stata approvata. Passiamo quindi a trattare il sesto punto all'ordine del giorno, presa d'atto del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, PTPCT 2020-2021 e 2022. Passo la parola al segretario dottor Pedace perché illustri l'argomento. Prego, segretario. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Se non sentite subito, magari c'è un attimo di ritardo nell'audio. È una, diciamo, presentazione al Consiglio Comunale del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per la trasparenza per il triennio 2020-2022 come previsto dalla normativa vigente. Per quanto riguarda il procedimento, è stato approvato con delibera di giunta comunale numero 13
12 del 30 gennaio 2020, in base alla disciplina vigente per il comune di Fagnano Lona, è stato presentato e discusso nella convocazione della riunione dei capigruppo per il giorno 18 febbraio 2020. In base alla disciplina del comune di Fagnano Olona è data la possibilità alla conferenza dei capigruppo di conoscere, valutare ed eventualmente anche fare proposte migliorative del piano di prevenzione della corruzione per la trasparenza. Mi risulta che la conferenza dei capigruppo ha esaminato il piano approvato dalla giunta senza presentare rilievi in merito. Due parole soltanto, poi cedo la parola al presidente. Per quanto riguarda i contenuti salienti del piano, è stata attuata ed applicata la nuova metodologia come previsto nel piano nazionale anticorruzione adottato dall'ANAC nella fine del 2019, dove si è redatto ed elaborato il piano per la prevenzione della corruzione con una mappatura per processi e non più per procedimenti, con delle regole di ponderazione del rischio corruttivo che sono passate da un carattere quantitativo a un carattere più qualitativo con dei nuovi indicatori, ed è stata valorizzata anche la fase di monitoraggio e di rendicontazione per quanto concerne quello che è lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Voglio fare presente, come sarà da parte di tutti evidente, che dato il contesto in cui versiamo, tutto ciò che è stato programmato non avrà, secondo me, la possibilità di essere attuato ed applicato come si sarebbe dovuto, perché soprattutto per quanto concerne la pubblica amministrazione sono intervenute giustamente delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che hanno inciso anche sull'organizzazione e sul modo di lavorare, prevedendo per esempio la modalità di svolgimento ordinario in modalità di lavoro agile. Quindi ci sono stati degli importanti interventi di riorganizzazione dei procedimenti e dei processi per rispettare le misure di prevenzione e di contenimento, punto che viene presentato al Consiglio e non è oggetto di deliberazione. Ok, bene. Allora passo la parola al consigliere Baroffio per il suo intervento. Grazie Presidente. Allora, in realtà quando si svolge la capigruppo e abbiamo il piano triennale dell'anticorruzione, facciamo fatica anche a esprimere magari dei pareri o proposte su questo tipo di documento, perché tutto sommato documento abbastanza complesso. Sì, la sento, segretario. Va un po' scatti nell'intervento di prima, era un po' scatti. Lungo. Comunque dicevo che nel capigruppo non si tiene molto un dibattito su quel tipo di documento, proprio anche per il valore abbastanza tecnico del valore stesso, del documento stesso. Sarebbe opportuno, lo faccio come proposta magari per i prossimi anni, magari prima di che arrivi in sede di capigruppo e successivamente in sede di consiglio comunale, discuterne magari insieme anche per eventuali modifiche durante la stesura del piano. Capisco che è un piano lungo, però
potrebbe essere un modo anche per portare a conoscenza un po' di più tutti gli altri consiglieri e tutti i consiglieri che votano questo piano, e potremmo anche magari alleggerire alcune clausole che in alcuni casi sembrano molto stringenti. Basta, non ho molto da aggiungere. Ok, bene, consigliere Baroffio. Altri consiglieri? Non vedo nessuno che vuole fare altri interventi. Passiamo pertanto alla votazione del punto. Il segretario pertanto procederà a chiamare ciascun consigliere per l'espressione del voto. Prego, segretario. Mi sente, segretario? Segretario, mi sente? Procediamo alla votazione, se mi ha sentito. Grazie, presidente. Arriverà la voce in ritardo, bene, evidentemente. Procedo appello. Catelli Maria. Sì. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Moltrasi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fassolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Favorevole. Michelon Simona. Favorevole. Baroffio Marco. Favorevole, ma mancava Moretti, forse. No, no, no. No, c'era. Non l'ho sentito io. No, l'ha fatto. Non l'ho sentito io, allora, perché l'ho scarso. Va bene, infatti, no, si figuri. Carlesso Paolo. Favorevole. Lomi Walter. Favorevole. Presidente, l'esito della votazione è 17 consiglieri favorevoli su 17. Bene, allora, con 17 favorevoli la delibera è stata approvata. Passiamo pertanto a trattare il settimo punto all'ordine del giorno, restituzione aree PL20 di via Legnano, via D'Amello, via Fratelli Bandiera. Passo la parola al signor Sindaco perché illustri l'argomento. Grazie Presidente.
La delibera che andiamo a discutere riguarda la restituzione delle aree del piano di lottizzazione residenziale 20 di via Legnano, via D'Amello, via Fratelli Bandiera, ed è una delibera che riguarda appunto questa restituzione d'area propedeutica e che costituisce il presupposto funzionale necessario alla stipula della nuova convenzione urbanistica per la realizzazione della struttura di media vendita, così come approvata dal Consiglio Comunale con delibera 75 del 26 giugno. Facciamo una premessa. In data 26 giugno è stata approvata con la delibera del Consiglio Comunale 75, come appunto detto, la variante del PGT riguardo l'attuazione programma integrato di intervento denominato AT14 in via Legnano ad Amello. Il piano è stato pubblicato sul BUR 41 del 9 ottobre su richiesta dei proprietari delle aree e prevede la realizzazione appunto della media struttura di vendita e opere afferenti, tra cui un parcheggio di uso pubblico pari a circa 7.295 metri quadrati, oltre ad opere strategiche richieste dall'amministrazione comunale nell'ambito delle facoltà dell'Istituto del Programma Integrato di Intervento. Gli stessi proprietari sulle medesime aree avevano ottenuto in precedenza l'approvazione del piano di lottizzazione residenziale 20, la delibera e del Consiglio Comunale del 76 del 19 settembre 2011, con previsione di contestuale cessione al comune di circa 3.000 metri quadrati a parcheggio pubblico e urbanizzazioni. Cessione poi formalizzata con un atto pubblico in data 31/10/2012, senza che si procedesse poi all'attuazione di nessuna delle altre obbligazioni previste in convenzione. La stessa convenzione del piano del programma integrato approvato in Consiglio Comunale lo scorso 26 giugno dà atto della sostanziale inefficacia e completo superamento dell'originaria convenzione sottoscritta in data 31 ottobre 2012 e degli adempimenti ad essa correlati, e prevede un diverso utilizzo delle aree in oggetto, e questo presuppone la risoluzione della cessione effettuata in data 31 ottobre 2012 con conseguente restituzione ai privati delle superfici pari a 3.000 metri quadrati già originariamente cedute al comune nell'ambito del precedente piano di lottizzazione, in modo tale da adempiere i nuovi previsti obblighi convenzionali e garantire un miglior soddisfacimento degli interessi pubblici. Questo migliore soddisfacimento si evince nella nuova superficie da cedere a servire ad uso pubblico per parcheggi, oltre alla superficie per urbanizzazione prevista dal nuovo piano di attuazione denominato AT14 e pari a circa 7.295 metri quadri superiori ai 3.000 metri quadrati che erano quelli ceduti nell'ambito del PL20. Sono inoltre previste con la nuova convenzione, oltre alla cessione e l'asservimento, anche ulteriori opere strategiche come la realizzazione del parcheggio pubblico delle scuole rodali, l'ampliamento del refettorio delle scuole di via Liserta, la nuova viabilità di via Vittorio Emanuele e piazza Gramsci. Con le nuove obbligazioni scaturenti dalla convenzione approvata in Consiglio Comunale il 26 giugno si concretizzano quindi vantaggi patrimoniali per il Comune rispetto alle precedenti previsioni derivanti dal PL20, superato e sostanzialmente inefficace in quanto mai attuato. Il Comune acquisisce ulteriori benefici in termini di realizzazione di opere pubbliche con la nuova convenzione. In comune
Comune è arrivata la richiesta di restituzione delle aree in oggetto da parte degli originari proprietari, passaggio che non era ancora avvenuto, pervenuta in data 12 dicembre 2019. Quindi sussistono i presupposti di legge per la restituzione agli originari proprietari delle aree a parcheggio pubblico di 3.000 metri quadrati previste dal precedente PL 20 non attuato. Andiamo, fatte tutte queste premesse, a autorizzare la restituzione con questa delibera, la restituzione delle aree per i motivi di cui abbiamo parlato. La restituzione delle aree è, come ho detto prima, propedeutica e costituisce il presupposto funzionale necessario alla stipula della nuova convenzione che abbiamo sempre chiamato la convenzione legata alla realizzazione del gigante, quindi la realizzazione della nuova media struttura di vendita, così come approvata dal Consiglio Comunale con la delibera di giugno. La restituzione delle aree, andiamo ad autorizzare la restituzione delle aree in quanto effetto del superamento di soluzione della convenzione del 31 ottobre 2012. Questo non dà luogo a corresponsione economica da parte dell'attuatore al comune, in quanto oltre al fatto che le nuove aree in cessione a servimento all'uso pubblico risultano per entità superiori pari a circa 7.295 metri quadri e destinazione d'uso similare a quelle già cedute. L'attuatore realizza opere strategiche quali contropartite tecnico-economiche nell'ambito del nuovo programma integrato di intervento. La formalizzazione notarile di restituzione delle predette aree con ogni correlato costo e spese che saranno a carico esclusivo della proprietà dovrà essere preceduto dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a prima richiesta a favore del comune di Fagnano Lona, pari al valore delle aree in restituzione standard a parcheggio e quindi con valore di 150.000 euro, garanzia da svincolarsi all'atto della sottoscrizione della nuova convenzione urbanistica. Allora, abbiamo interventi a questo punto? Nel caso ci fossero domande tecniche, chiedo se l'architetto Palmeri può intervenire insieme a me. Va bene, io attualmente non vedo nessun consigliere che voglia fare interventi, quindi se non abbiamo interventi o osservazioni possiamo procedere alla votazione. Ok, non essendoci interventi, se vuole il dottor Palmieri è libero anche di lasciare la conferenza e lo ringraziamo per la presenza stasera. Prego segretario per la votazione. C'è una richiesta di dichiarazione di voto, se non sbaglio. Sì, prego allora consigliere Baroffio. In extremis. Sì, volevo dire che sì, perdono, hai ragione, ma devo capire ancora come funziona bene qua. Okay, il gruppo Siamo Fagnano si astiene a questo punto e quando poi si arriverà di nuovo a parlare in consiglio comunale spiegheremo bene in sede quando probabilmente saremo anche in aula meglio il nostro pensiero. Adesso grazie. Grazie. Grazie consigliere Baroffio. Allora nessun'altra quindi dichiarazione di voto, quindi possiamo procedere con la votazione. Prego segretario. Ah, scusi segretario. Grazie, Presidente. Si è prenotato adesso in questo momento anche Carlesso. Prego consigliere Carlesso per la dichiarazione. Va bene. Allora faccio anch'io la dichiarazione di voto, anche noi ci asterremo non tanto per i contenuti della convenzione, che peraltro erano già stati trattati dalla precedente amministrazione, ma quanto perché in questo modo non si è potuto approfondire più di tanto l'argomento. Ne avremo modo successivamente e quindi ci asterremo.
Grazie. Consigliere Lomi, lei ha intenzione di fare la dichiarazione di voto a questo punto? Ok, allora segretario possiamo procedere con la votazione. Prego. Sì, grazie. Un attimo. Se vi arriva in ritardo, attendete perché è solo in ritardo. Procedo con l'appello per la votazione. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarro Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Moltrassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baroffio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Riepilogo sull'esito della votazione. Si sono dichiarati astenuti i consiglieri Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 5 consiglieri astenuti. Gli altri consiglieri hanno votato in modo favorevole. Bene. Grazie segretario, pertanto con 12 favorevoli la delibera è stata approvata. Siccome è una deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Il segretario procederà quindi nuovamente con l'espressione di voto per ciascun consigliere. Prego segretario. Grazie presidente, se non sentite subito è per il ritardo, quindi evitiamo poi di riproporre il voto per evitare confusioni. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarro Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Moltrassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella.
Favorevole. Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baroffio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Do riepilogo dell'esito della votazione. I consiglieri astenuti sono Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 5 consiglieri astenuti. Gli altri 12 consiglieri hanno votato favorevole. Pertanto, segretario, l'immediata esecutività è stata approvata. Passiamo al quindi a trattare l'ottavo punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Passo la parola all'assessore Conte perché illustri l'argomento. Assessore, lei praticamente tratterà la variazione e poi esplicherà i due emendamenti e infine passeremo alla votazione. Scusami, mi ripete, Presidente, prima spiego la variazione, e poi i due emendamenti. Con i due emendamenti successivamente e poi alla fine passiamo alla votazione prima del primo emendamento e poi del secondo emendamento. Sì, okay. Volevo fare anche una piccola introduzione perché oltre a questo ci sono, perché mancavano anche questi, delle modifiche al testo della delibera che vanno apportate, quindi comincio con una piccola introduzione, proprio perché il testo della variazione era stato presentato in tempi non sospetti indietro. Su questa variazione ci saranno appunto, come ha detto il Presidente, sono stati presentati due emendamenti, uno che pur avendo data successiva è il principale, poi abbiamo un secondo emendamento e una modifica del testo. Allora, introduco prima di tutto queste modifiche del testo che avete sicuramente la variazione, il testo della delibera sotto mano. Allora, la prima modifica era stata presentata anche in commissione bilancio, nel senso che nel testo era rimasto un refuso di un vecchio testo ed era, se avete tutti la delibera sotto mano, la parte della prima pagina, l'ultimo specchietto dove parla di esercizio 20 missione 01 programma 04 con una cifra, con un importo di 28.000 euro. Questa parte nel testo deve essere completamente eliminata, era stato presentato anche in commissione perché è un errore di riporto, diciamo. Per quanto riguarda un'altra correzione che deve essere fatta, è un po' una conseguenza poi degli emendamenti, nella seconda pagina dove abbiamo fatto constatare al secondo punto si deve modificare l'importo di un fondo di cassa finale presunto pari a 1.278.017,74 in un fondo di cassa finale presunto pari a 828.997,22. Vi spiego adesso la variazione così come era presentata. Allora, la variazione prevede nella delibera del testo maggiori delle modifiche che sono delle variazioni che si devono apportare su varie missioni e programma. Nel testo della delibera vedete nel primo riquadro quella che sono le maggiori uscite che sono state richieste dai vari responsabili. La prima pari a 2.000, se qualcuno ha domande me le fate così io riesco a spiegarmi meglio, sennò vado avanti. La prima sono una variazione di 2.500 euro come maggiore uscita sulla missione 1 programma 8 che fanno riferimento a liquidazioni per compensi relativi ai censimenti regionali della popolazione.
Abbiamo poi una variazione di 3.000 euro sulla missione 3, sempre maggiori uscite, ma la missione 3, programma 1 polizia locale, per recuperi e custodia dei veicoli sequestrati sottoposti a fermi amministrativi. Nel testo della delibera vedrete una missione 11, programma 1 più 3.000 euro, sostituzione pneumatici del mezzo ACM80. Questo punto sarà uno degli oggetti dell'emendamento. Ve lo dico in anticipo, in quanto lo ritireremo e vi spiego poi il perché. Poi abbiamo una variazione totale sulla missione 12, programma 2, interventi per la disabilità, di maggiori uscite per 45.100 euro. Questi 45.100 euro sono formati da 9.000 euro per interventi assistenziali minori disabili, ovvero nuovi casi da dover inserire, e 36.100 euro invece per interventi assistenziali che si sono accertati su disabili adulti. Un'altra maggiore spesa è quella sulla missione 12, programma 4, più 16.300 euro, composta anche questa da due voci, più 9.000 euro per interventi di cui alla legge 69 del 2019, quella che viene definita codice rosso per interventi che sono previsti fino al 31 luglio, e 7.300 euro per interventi assistenziali sugli adulti. Per quanto riguarda l'ultima voce, missione 12, programma 7, abbiamo soltanto una variazione sulla cassa e non sulla competenza per delle manutenzioni straordinarie effettuate sui mezzi sociali. Di contropartita, queste maggiori uscite vengono pareggiate da incrementi di entrata di spese correnti, che sono sul titolo 1, sulla tipologia 101, imposte e tasse, maggiori entrate di 12.800 euro, che anche questa voce subirà una modifica a seguito dell'emendamento, e sono maggiori entrate addizionali comunali che vengono riviste a seguito dell'accertamento sulla base dei calcoli degli accertamenti entrati degli importi entrati sulla base appunto del calcolo dell'allegato 2 del decreto legislativo 118/2011, e maggiori entrate per 57.100 euro per maggiori trasferimenti che arrivano dall'azienda Mediolona per il fondo sociale regionale ex circolare 4. Se il Presidente ritiene, spiego gli emendamenti. Allora, proceda se nessuno vuole intervenire con la spiegazione del primo emendamento. Ok. Prego, prego. Il primo emendamento è quello datato successivo, 6 aprile, ma diciamo che quello di importo più principale. E con questo emendamento si rileva la necessità di intervenire appunto con questo emendamento al fine di porre la sostituzione degli allegati alla variazione allegato A e allegato B con due allegati rinominati come allegato H e allegato I. La variazione è perché semplicemente dal momento in cui erano stati presentati allegati questi prospetti, che sono la previsione aggiornata alle precedenti variazioni del 2020 e nell'allegato B aggiornate alla delibera dell'esercizio oggetto 2020, subito dopo sono intervenute delle variazioni, quindi negli allegati la colonna di partenza si è modificata, in quanto dalla data in cui è stato stipulato l'allegato, è stato presentato l'allegato, c'è stata una variazione che abbiamo dovuto mettere in atto proprio per gli importi che sono stati assegnati per l'emergenza Covid-19. Ci sono state anche altre variazioni di bilancio, di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Per quanto riguarda questi allegati, non si modifica
la colonna della variazione, perché le variazioni sono quelle che vi ho elencato, si modifica solo la colonna di partenza come saldi e vabbè, di conseguenza la colonna finale. Per quanto riguarda invece l'emendamento, il secondo emendamento era un emendamento che avevo presentato il 5 febbraio e faceva riferimento alla variazione riguardante i 3.000 euro della sostituzione dei pneumatici dell'automezzo della Protezione Civile. In quanto avendo rinviato il Consiglio Comunale, quello del 24 febbraio, la seduta il 24 febbraio, la sostituzione dei pneumatici era obbligatoria perché il mezzo doveva passare la revisione annuale. Pertanto questa variazione è stata fatta di giunta, visto che ne era di competenza, utilizzando il fondo di riserva. Quindi viene ritirata la variazione dei 3.000 euro del sistema di protezione civile sulla missione 11, della variazione 3.000 euro nelle maggiori uscite, e di conseguenza viene anche modificato quello che le maggiori entrate delle addizionali le addizionali comunali IRPEF per lo stesso importo, 3.000 euro, quindi al posto di 12.008 avremo 9.008. Spero di essere stata chiara. Bene, allora abbiamo interventi da parte dei consiglieri, non vedo prenotazioni. Allora, se nessuno vuole intervenire o deve fare delle dichiarazioni, possiamo passare alla votazione del primo emendamento. Bene, allora prego. Grazie, segretario. Presidente. Grazie, Presidente. Se vedete che non si sente la voce, aspettate un attimo perché magari ho una connessione con un po' di ritardo. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarro Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piero. Favorevole. Trasi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Morario. Astenuto. Michelone Simona. Astenuta. Barocchio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Do il riepilogo dell'esito della votazione. Sono dichiarati astenuti i consiglieri Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 5 consiglieri astenuti. I restanti 12 consiglieri hanno votato favorevole per il primo emendamento. Allora, pertanto, per il primo emendamento con 12 voti consiglieri è approvato. Passiamo quindi alla votazione del secondo emendamento.
Se nessun consigliere ha da fare osservazioni, do la parola al segretario per la votazione del secondo emendamento. Prego, segretario. Grazie, presidente. Procedo con l'elenco per la votazione. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Tassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baroffio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Procedo con il riepilogo dell'esito della votazione. Si sono dichiarati astenuti i consiglieri Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 5 consiglieri astenuti, i restanti 12 hanno votato favorevole per il secondo emendamento. Grazie segretario. Quindi con 12 voti favorevoli l'emendamento numero 2, protocollo comunale 4548, è stato approvato. Allora, se nessun consigliere ha da fare osservazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione della deliberazione nel testo che recepisce gli emendamenti approvati. Prego, segretario, procederà quindi a chiamare ciascun consigliere al fine dell'espressione di voto. Consigliere Baroffio però voleva intervenire. Prego, consigliere Baroffio, per la dichiarazione di voto. Sì, faccio, grazie presidente, faccio la dichiarazione veloce per dire che noi ci siamo astenuti sugli emendamenti, anche quello per la questione dove si trattava del Covid. Ci siamo astenuti perché possiamo essere favorevoli su alcuni emendamenti, ma non siamo favorevoli su tutta la delibera che viene portata in consiglio. Quindi per un discorso anche di completezza ci siamo astenuti su tutti i punti, perché non sarebbe stato logico votare a favore di un emendamento e poi astenersi sulla votazione della delibera. Questo anche per un certo tipo di coerenza con il nostro voto in sede di bilancio del mese di dicembre. Tutto qua, questo per spiegare il nostro voto di questa sera. Grazie. Bene, altre dichiarazioni di voto prima di passare alla votazione? Ok, non ne vedo altre, pertanto do la parola al segretario, per cui proceda con la votazione dell'emendamento, della deliberazione con gli emendamenti. Prego, segretario. Grazie, presidente. Grazie. Catelli Bello Maria. Favorevole.
Rossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Steve Pierazzi. Favorevole. Moltrassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baroffio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Bene, procedo con il riepilogo dell'esito della votazione. Sono dichiarati astenuti i consiglieri Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 5 consiglieri astenuti. I restanti 12 consiglieri hanno votato favorevole per l'approvazione della delibera. Bene, grazie segretario. Con i 12 voti favorevoli, la delibera nel testo così come emendato è stata approvata. Allora, siccome è una deliberazione immediatamente esecutiva, occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Prego, segretario, per la votazione. Grazie Presidente, procedo con l'appello. Catelli Maria. Favorevole. Bossausto. Favorevole. Favorevole. Navarra Giacomo. Navarra Giacomo. Favorevole. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Trassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simone. Astenuta. Baroffio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Riepilogo dell'esito della votazione. Consiglieri dichiarati astenuti sono i consiglieri Moretti Dario, Michelon Simona, Baroffio Marco,
Carlesso Paolo, Lomi Walter, per un totale di 5 consiglieri che si sono dichiarati astenuti, i restanti 12 consiglieri hanno votato in senso favorevole. Bene, segretario, con i 12 voti favorevoli, l'immediata esecutività della delibera è stata approvata. Passiamo a trattare il nono punto all'ordine del giorno e anche ultimo. Adesione del comune di Fagnano Lona al servizio associato di segreteria tra i comuni di Gorla Maggiore e Cabiate, approvazione della convenzione. Passo la parola al sindaco perché illustri l'argomento. Grazie Presidente. Siamo a discutere appunto sull'adesione del comune di Fagnano al servizio associato di segreteria tra i comuni di Gorla Maggiore e di Cabiate. Questa amministrazione ha interesse, ha ritenuto di interesse l'adesione a questa convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale al fine di garantire le funzioni di un segretario comunale titolare e conseguire un'efficiente gestione del servizio stesso. La convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale è stata stipulata tra i comuni di Gorla e di Cabiate in data 22/12/2017, per la quale è stato incaricato e risulta titolare il segretario comunale dottor Pasquale Pedace. Per la durata della segreteria convenzionata è fissata in 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i sindaci, con ripartizione dell'onere finanziario per la retribuzione del segretario in questo modo. Comune di Fagnano Lona 40%, Comune di Gorla Maggiore 40%, Comune di Cabiate 20%. È stata già acquisita per le vie brevi la disponibilità del segretario generale dottor Pedace, l'attuale segretario titolare della segreteria dei comuni di Gorla Maggiore e di Cabiate, a prestare l'ufficio di segretario comunale per la nuova convenzione di segreteria tra i comuni di Fagnano, Gorla Maggiore e Cabiate, assumendo il comune di Fagnano Lona la veste di capo convenzione della nuova segreteria comunale. Il consiglio comunale di Gorla Maggiore ha già fatto la delibera in consiglio, comune di Cabiate dovrà andare nei prossimi giorni e si provvederà alla sottoscrizione della convenzione solo a seguito dell'approvazione della stessa da parte dei comuni di Gorla Maggiore e Cabiate. La convenzione è classificata come segreteria generale di classe seconda per i comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 65.000 abitanti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del segretario comunale. Prego, grazie sindaco, prego consigliere Baroffio. Sì, grazie presidente. Allora, semplicemente due cose. La prima è la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto è favorevole per l'approvazione di questa convenzione per la segreteria convenzionata. La seconda, anche se non è la prima apparizione che abbiamo del dottor Pasquale Pedace in consiglio comunale, è un augurio che possa fare il meglio per il nostro paese, per l'amministrazione comunale e per tutti noi, anche se diciamo la lentezza e gli scatti di stasera della connessione potevano magari far cambiare il voto, però diciamo no, questo era semplicemente per scherzare, noi restiamo comunque favorevoli. Grazie consigliere Baroffio, e abbiamo il consigliere Michelon che voleva fare una domanda. Prego consigliere Michelon. Volevo sapere che cosa implica il fatto che il comune di Fagnano è capo convenzione. Se ho capito bene, per la ripartizione siamo allo stesso livello di Gorla, ma siamo capo convenzione. Cosa implica per noi comune? Prego, sindaco.
Allora, il, vabbè, poi c'è il segretario che forse può rispondere meglio di me. I comuni capo convenzione hanno alcuni, diciamo, alcune prerogative. I sindaci dei comuni capo convenzione, per esempio, il sindaco del comune capo convenzione è titolare della competenza per la nomina e la revoca del segretario comunale e di altre fattispecie, naturalmente sentendo prima anche gli altri sindaci dei comuni convenzionati. Poi credo che il una parte di per quanto riguarda la retribuzione, siamo il comune, diciamo, capo convenzione è il diciamo il capofila che stabilisce anche le regole per questa retribuzione. Sbaglio, segretario? Prego, segretario. Grazie, presidente. È un'adesione a una convenzione già in essere. La prefettura consente di mantenere il segretario che è titolare nella convenzione già in essere, è un'estensione della convenzione. Per quanto riguarda il comune capofila, il sindaco del comune capofila, tramite le regole previste nella convenzione, di eventuale confronto con gli altri, può provvedere alla nomina, alla revoca del segretario secondo i criteri e limiti di legge e alla gestione del rapporto di lavoro. Quindi, per quanto concerne ferie, permessi, congedi, retribuzione, la gestione è diretta dal comune capo convenzione, gli altri comuni a livello finanziario hanno un rimborso, provvedono a un rimborso quota parte. Consigliere Michelon. Ok, quindi vuol dire che in qualche modo questo aspetto è più un onere del nostro comune? Cioè, questo significa l'ultima frase che ha detto? Cosa vuol dire quota parte? Gli altri comuni hanno quota parte? In che senso? Proporzionale alla... Sì, posso? Certo, sì. Con allora la qualità, scusi, segretario. No, vada. Invece io non sento nulla. Segretario, non è giunto. Ci stiamo accavallando. Sì, se può ripetere questa significa parte, che invece di avere tre comuni che pagano la percentuale al segretario che risulta titolare, arriva in ritardo, secondo me. E per semplificare, c'è il comune fare che provvede alla gestione del rapporto di lavoro, compresa la corresponsione della retribuzione, gli altri comuni rimborsano la quota percentuale di partecipazione al comune titolare. Ok, grazie. Do la parola al consigliere Carlesso, che aveva chiesto la parola prima del consigliere Michelon, ma chiedo scusa, non me ne accorto, ma gliela do adesso, così può fare la dichiarazione di voto. Ovviamente. Prego, consigliere Carlesso. Prego. Consigliere Carlesso, mi permetto di interromperla, il microfono disattivato. Adesso si sente? Sì, adesso giunge forte e chiaro. Prego, consigliere Carlesso, per la dichiarazione di voto. Farò la dichiarazione di voto, ma prima
Volevo chiedere quali erano stati i criteri di ripartizione tra i vari comuni, dato che da quanto mi risulta Cabiate ha una popolazione attorno ai 9.000 abitanti, 10.000 abitanti, Gorla 4.900, Fagnano oltre i 12.000. E ci troviamo quindi con una ripartizione che è 40% Fagnano, 40% Gorla Maggiore, 20% Cabiate. È corretto? È corretto. Prego, sindaco. Quindi... È corretta la ripartizione. Io non ricordo gli abitanti di Cabiate. Credo di ricordare che siano sui 9.000. Adesso glielo dico io, sono 7.509 per la precisione. Ok? Ok. Grazie mille. E quindi il criterio evidentemente non risponde al numero degli abitanti e quindi anche alla complessità nella gestione del comune stesso. Ma questo è un criterio che indica lei, non è indicato da nessuna parte? Beh, in genere il maggior numero di abitanti presuppone anche un maggior numero di problematiche da risolvere e anche il dover ricorrere a un maggior servizio di segreteria. È chiaro che anche le retribuzioni dei segretari comunali vengono date sul numero di abitanti. Chiaro che se i numeri di abitanti sono maggiori, nel caso dei comuni sopra i 65.000 abitanti o ancora di più, includono una complessità maggiore. Quindi è un criterio riconosciuto quello degli abitanti. Non intendevo il criterio degli abitanti, intendevo il criterio per cui noi abbiamo più abitanti e le percentuali devono essere stabilite sulla base di questo criterio. Intendo nella convenzione. No, io infatti chiedevo qual era il criterio. Il criterio è, l'ho già detto nel consiglio precedente, è stata una scelta. Innanzitutto il dottor Pedace è stato in questi mesi, come abbiamo potuto vedere tutti, a scavalco, quindi abbiamo lavorato con lui. Nel momento in cui abbiamo pensato ad una convenzione, ed essendo già in essere una convenzione con tra il comune di Gorla Maggiore e il comune di Cabiate, abbiamo preso contatti con entrambi i comuni si sono detti disposti ad accettare una convenzione con noi, tra l'altro facendo noi da capo convenzione. Il nostro lavoro con il dottor Pedace è stato proficuo sin dal primo giorno, quindi questo per noi, per la nostra maggioranza, è un criterio assolutamente, cioè che, nel senso di scelta. Ok, non mi è perfettamente chiaro, cioè ho intuito che è un accordo tra i comuni. Va bene, sono contento che si risolva una situazione. Un accordo tra i comuni, non ho detto solo quello. Sono contento che si risolva una situazione che vede il comune di Fagnano in una situazione critica ormai da, credo, ottobre 2019. Giusto? Immagino di sì. Però il mio voto sarà un'astensione, proprio perché, per due ragioni differenti. Una, per come si è arrivati a questa situazione,
perché in tutti questi mesi il comune è stato deficitario, non ultimamente da quando lavora il dottor Pedace, ma è stato deficitario di una figura solida del segretario, e per la natura con cui si è arrivati a questa situazione. E poi, da ultimo, la difficoltà che abbiamo visto questa sera nel discutere di questi punti con le problematiche dei vari collegamenti. Quindi il mio voto sarà di astensione. Altri interventi? Consigliere Lomi, lei ha da fare la dichiarazione oppure sì, vuole procedo? Sì. Prego, consigliere Lomi. Sì, se mi è concesso, anch'io mi astengo, proprio perché secondo me questo era un altro di quei punti che doveva essere discusso in maniera più approfondita e in un consiglio comunale tradizionale. Si fa veramente fatica in questa conformazione anche andare nei particolari rispetto a una problematica così importante. Non mi è ben chiaro, come diceva anche il consigliere Carlesso, quali siano le distribuzioni al netto del 40%, 40% e 20% di caveate, e quindi non posso far altro che astenermi dal votare questa delibera. Altri consiglieri per interventi? Nessuno? Allora, se nessuno vuole intervenire, possiamo procedere con la votazione. Prego, segretario. Grazie, presidente. Procedo con l'appello. Se non sentite immediatamente, attendete un attimo per un eventuale ritardo. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole, benvenuto. Buona serata a tutti. Grazie. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Moltrati Gabriele. Favorevole. Corioela. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fassolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Favorevole. Michelone Simona. Favorevole. Baroffio Marco. Favorevole. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Va bene, do il riepilogo dell'esito. Si sono dichiarati astenuti i consiglieri Carlesso Paolo e Lomi Walter. Gli altri 15 consiglieri si sono dichiarati favorevoli. Bene, con 15 voti favorevoli la delibera è stata approvata. Siccome è una deliberazione immediatamente esecutiva, occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Prego, segretario. Grazie, presidente. Procedo con l'appello per la votazione. Catelli Maria. Favorevole. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole.
Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Montrasi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Guaglianone Claudia. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Favorevole. Michelone Simona. Favorevole. Baroffio Marco. Favorevole. Carlesso Paolo. Astenuto. Tommy Walter. Astenuto. I consiglieri che si sono dichiarati astenuti sono i consiglieri Carlesso Paolo e Lomi Walter. Gli altri 15 consiglieri restanti hanno votato favorevole. Bene, segretario, quindi con 15 voti favorevoli l'immediata esecutività della delibera è stata approvata. Il Consiglio Comunale è finito, ringrazio i signori consiglieri comunali per la partecipazione e tutti coloro che ci hanno seguito in via streaming da casa. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte a tutti i consiglieri, grazie e buonanotte. Scusa, un attimo solo che Presidente. Sì, prego. Prego, scusa, Presidente, c'era il consigliere Lomi che voleva, ha scritto se poteva intervenire. Sì. Consigliere Lomi, dica. No, prego. Era soltanto una precisazione, anche da parte mia va il miglior augurio per il lavoro da qui a venire, per il segretario comunale. Era un'astensione più sul metodo che chiaramente sulla persona. Quindi buon lavoro anche da parte mia. Grazie, consigliere Lomi. Grazie. Buonanotte anche a lei. Grazie a tutti. Buonanotte. Grazie a tutti e buona serata. Buonanotte, arrivederci, grazie. Buonanotte. Buonanotte, arrivederci. Se mi permetto, Presidente, termini la registrazione. Sì. Sì. Buonanotte a tutti. Arrivederci. Buonanotte. 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 Buonanotte a tutti.